Con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. In quel tempo le folle interrogavano Giovanni dicendo: che cosa dobbiamo fare? Rispondeva loro: chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?» Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi che cosa dobbiamo fare?» Rispose loro: «Non maltrattate, non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe». Poiché il popolo era in attesa, e tutti riguardo a Giovanni si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Alleluia. Signore, e lo facciamo nel giorno santo di Dio, nella domenica, Pasqua della settimana. Tra l'altro questa domenica ha un termine particolare, ha un nome particolare. Questa domenica si chiama la domenica Gaudete, gioite, rallegratevi nel Signore sempre, ve lo ripeto, rallegratevi, il Signore è vicino. E con queste parole, che sono proprio l'antifona con la quale San Paolo introduce questa celebrazione, proprio scrivendo alla comunità dei Filippesi che abbiamo ascoltato nella seconda lettura, ci dice il Signore di essere nella gioia. A volte noi ci domandiamo: e che motivo abbiamo per essere nella gioia? Tutte le cose che ci vanno come non ce le aspettiamo, e quelle che ci aspettiamo in un modo ci vanno invece al contrario. E il Signore invece ci invita a rallegrarci sempre, a gioire. E gioire è una scelta. Il cristiano sceglie di gioire, non per fingere l'allegria, ma per scegliere di ascoltare la parola del Signore. Se il Signore ci dice rallegratevi, noi ci dobbiamo rallegrare, perché Lui è vicino. E noi, soprattutto quando ci viene quella sorta di mania depressiva, e siamo soli, e ci hanno lasciato, e ci hanno abbandonato, tutte quelle tiritere, quelle autocommiserazioni, ricordiamoci quello che ci dice il Signore. Rallegratevi, ve lo ripeto, rallegratevi. E non ce lo dice una volta, casomai non l'avessimo capito, ce lo dice anche la seconda volta. Perché? Perché Egli è vicino, è Lui che ci sta vicino. E questo comporta per noi di scegliere la gioia ogni giorno. E la gioia non è tanto quella domanda che facevano le folle e i pubblicani e anche i soldati che andavano da Giovanni il Battista. Sono tre categorie un po' particolari. Le folle sono quelle che poi si confondono nell'anonimato, i pubblicani sono quelli proprio che pubblicamente sono quelli che si sanno, sono peccatori pubblici, compromessi col potere, con tutte le situazioni, e i soldati anche, piuttosto che esercitare un servizio, esercitavano un potere, le angherie, le estorsioni, poi te li ritrovi da chi ti dovrebbe aiutare, invece i funzionari pubblici invece di aiutarti cercano di arraffare, di prendere a destra e a manca. E questi si domandano: che dobbiamo fare?
E la tentazione anche per noi, quella di domandarci, e noi che dobbiamo fare? Duplice tentazione, duplice significato. Tante volte noi ci domandiamo, e noi che potevamo fare? Non ci potevamo fare niente, non possiamo fare nulla. È quasi una rassegnazione. E invece c'è questa domanda, e noi che dobbiamo fare, che come cristiani non possiamo permetterci giusto di dire noi che dobbiamo fare. Dovremmo domandarci noi chi dobbiamo essere, non che dobbiamo fare. Perché il nostro agire deve essere conseguenziale al nostro essere. Il cristiano non è colui che semplicemente fa, ma colui che fa perché è, perché appartiene a Dio e agisce con il Signore. Allora ogni nostra azione, quello che noi facciamo, lo facciamo per amore di Dio, con l'amore di Dio, con la grazia di Dio, per Cristo, con Cristo e in Cristo, ci dice l'Eucaristia, ci dice la liturgia. E questo deve essere per noi il motivo fondante per cui noi siamo nella gioia. Perché sei nella gioia? Perché io vivo per Cristo, per me il vivere è Cristo. Io vivo con Cristo, agisco con Cristo e in Lui, nel corpo mistico che è la Chiesa, io sperimento questa gioia, che è anticipare la gioia della venuta del Signore, dell'avvento del Signore. Rallegratevi, il Signore è vicino. Che significa questo, il Signore è vicino? Significa che Dio sta arrivando. Pensate, stamattina facevo questa riflessione, pensate a una mamma che è in attesa, in dolce attesa, e deve comunicarlo al suo sposo, sai, stiamo aspettando un bambino, no? Invece di dirglielo con la gioia, sai, fra 9 mesi, Madonna, a marzo, e mi vengono le donne, e mi lacererò tutta, e i punti, e cosa posso fare un coso, e un sangue, ma già. Il bambino dice, attenzione, me ne ritorno indietro, perché? Perché tante volte, piuttosto che accogliere una gioia, noi esasperiamo le circostanze funeste. Ecco, invece il Signore è vicino. Che significa? Tra 9 giorni celebreremo il Santo Natale, celebreremo la venuta di Gesù, e quindi dobbiamo essere gioiosi proprio perché il Signore viene a visitarci, e non dobbiamo avere terrore di questo Dio che viene a darci la gioia, a darci la sua vita, a salvarci, a liberarci dalla morte. E questo è meraviglioso, perché come cristiani noi sperimentiamo proprio questa liberazione, e anticipiamo i tempi, anticipiamo il tempo futuro nel presente, anticipiamo la gioia di quello che sarà. Rallegratevi perché il Signore è vicino. Quindi già dobbiamo gioire perché sappiamo che Egli è già presente, è colui che viene a visitare il suo popolo. E questo per noi deve essere anche i preparativi. Sempre il momento in cui si attende un bambino che sta arrivando, si inizia a preparare il corredino, si predispone la culla, e i lenzuolini, e la biancheria, tutto, c'è tutto un preparativo, un fervore che ci apre alla gioia. E se tutto viene fatto con amore, quando arriverà, sentirà, respirerà questo amore il bimbo. Ecco, lo stesso Gesù che viene a visitarci, non ci abbia a capitare, come successe a Betlemme, che non c'era posto per loro nell'albergo. Per tutto c'è spazio, e tante volte proprio per il Signore non si trova spazio, non si trova posto. È proprio quando non c'è il posto per il Signore che finisce la gioia, finisce l'allegria, finisce l'esultanza. Invece quando c'è Dio abbiamo l'appagamento, tutto dà, non ci preoccupa niente. E ancora il profeta Sofonia ci annunciava questa gioia, questa allegrezza, questo esultare, perché il Signore ha revocato la condanna. Eravamo stati condannati a causa del peccato, bene, il Signore ci ha fatto grazia. Eravamo condannati a morte, stavamo preparando poco fa la catechesi, morte e vita. Pensate a un condannato a morte che sta andando per essere giustiziato e è arrivata la grazia, devi uscire, sei libero. Lo stesso avviene per noi. Voi che pensate a quello che dice, peccato, volevo stare un altro po' qui, oppure ma quasi quasi mi era affezionato all'idea di morire. No, ma si esulta, gioisce, non sta nella pelle, no? È esultante, no? E lo stesso deve essere per noi. Il Signore ha revocato la nostra condanna, ha sovvertito le sorti, è rivoltata alla morte, il Signore ti sta donando la vita.
Eri votato alla disperazione, il Signore ti dona ancora speranza e realizza la tua speranza. E quel Signore è vicino, viene, è alle porte, sta bussando alle porte del nostro cuore e vuole entrare, sicché non dobbiamo temere. Non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia. Noi quando ci succede qualche cosa, mi cascare il braccio in terra. Quando succede qualche cosa che non te l'aspetti, proprio mi cascare il braccio. Che significa questo? Non tanto essere rassegnati, ormai basta, bah, non c'è niente da fare, no? Cascare le braccia fa riferimento all'esperienza dell'Esodo quando Mosè sta facendo trasmigrare il popolo che era schiavo del faraone, lo sta introducendo nella Terra Santa, si imbatte in una banda di aramei. Chi erano? Erano dei ladroni, dei predatori, che venivano, devastavano queste carovane, depredavano tutto, ammazzavano tutti e se ne andavano, oppure li lasciavano così in preda al panico. E cosa succede? Il Signore dice, dà comando a Mosè di salire sul monte per pregare. Dice, tu manda il popolo a combattere e tu vai a pregare, ad intercedere. E cosa fa Mosè? Alza le braccia. E quando alzava le braccia, il popolo di Israele vinceva, e quando si stancava e lasciava cadere le braccia, il popolo perdeva. Tant'è che Aaron e Kur mettono una pietra sotto, lo fanno sedere, e uno da un lato e uno dall'altro gli afferrano le mani, gliele tengono, perché intercede. C'è questa stanchezza, talvolta pure noi la sperimentiamo. Sembra che non finisce mai, sembra che non arrivi mai quello che deve arrivare, e sempre, ma poi quando meno te l'aspetti, il Signore ti premia. Non lasciarti cadere le braccia significa non cessare di intercedere, non cessare di innalzare le tue braccia, innalza le tue mani al Signore ed Egli ti esaudirà. Questo ci dice il Signore. Ecco perché noi non dobbiamo smettere, non ci possiamo dare pace. Il vero cristiano è colui che non si rassegna, che è inquieto fin tanto che non vede realizzarsi l'opera di Dio. E quando l'opera di Dio si realizza, che allora in quel momento, piuttosto che abbassare le braccia, le alza ancora di più per lodare il Signore e tocca il cielo con un dito, qua è facile toccare il tetto, ecco, realizza l'opera sua il Signore. Ecco, vogliamo chiedere al Signore la grazia di vedersi realizzata l'opera sua in noi. E al di là di tutte le cose che dobbiamo fare, tante volte noi chiediamo un consiglio ad una persona, che dai a fare, e tu che mi consigli, 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 uno ti dice una cosa, uno te ne dice un'altra, e siamo combattuti, non sappiamo cosa fare. Ascoltiamo quello che ci dice Dio. Perché? Perché se noi ascoltiamo quello che ci dice Dio e alla fine realizziamo quanto Dio ci dice, noi vedremo compiersi l'opera di Dio in noi, realizzarsi la sua misericordia. E non solo, sperimenteremo una cosa, che nella nostra coscienza sappiamo che Dio sta perfezionando l'opera sua in noi, nel senso che quello che facciamo è quello che Dio vuole e portiamo un frutto. Alla fine io dico, ci saranno quelli che portano risultati e frutti al Signore. Quando busserò alla tua porta, Signore, avrò mani piene di frutti, avrò frutti da portare, Signore, e sono i risultati. Oppure avevi scaccioni. Ah, ma sai, io non credevo, non sapevo, ma forse per paura, per timore di fare male, non ho fatto neanche il bene. E il Signore cosa fa? Ce lo diceva San Giovanni. Il Signore alla fine avrà la pala e farà una cernita. Il frutto, il grano, lo ammasserà nei granai, lo custodirà. Sarà il frumento a cui possiamo attingere tutti per la grande Eucaristia, il grande ringraziamento. Ma la paglia, e certi fuochi di paglia noi li sappiamo che poi alla fine sono inconsistenti, il Signore li brucerà con fiamma, con fuoco inestinguibile. Significa che si brucerà tutto. Quello che non è opera di Dio verrà distrutto. Quello che è opera di Dio nessuno lo potrà toccare, ma Dio stesso lo custodirà. Ecco, questo è meraviglioso, perché alla fine il Signore ci dice che è importante compiere la sua opera in noi. E al di là di tutto, ecco, impegniamoci a realizzare l'opera di Dio, sicché poi dobbiamo chiedere al Signore: Signore, noi che dobbiamo fare? Dici quello che dobbiamo fare e noi lo facciamo. E questo come lo possiamo scoprire? Non tanto chiedendo a destra e a manca, ma chiedendo al Signore, alla sua parola,
chiedendo al Signore di parlare al nostro cuore e di dirci realmente cosa dobbiamo fare, Signore. Dici, dacci l'indicazione, dacci la luce. Quando il Signore ci dà l'intuizione, la dobbiamo sempre seguire. Perché alla fine, se noi sappiamo che quello è il suggerimento che Dio ci dà e stiamo compiendo l'opera di Dio, hai voglia che gli altri ti giudicano, che gli altri ti vogliano fermare. Non ti fermerà mai nessuno. Alla fine tu stai compiendo l'opera di Dio e vedrai l'opera di Dio realizzarsi nella tua vita. Allora vogliamo ringraziare il Signore, già in anticipo, per quelle cose che ci aspettiamo. E tante volte capita, c'è quel canto che dice: se dentro me ho perso la speranza e sento che non ho certezze, non ho, il Signore è la nostra certezza e ci rialza, ci risolleva. E casomai le nostre braccia siano cadute, rialziamole. E se non, abbiamo noi la capacità, afferriamo le braccia del fratello e gliele alziamo, uno da un lato, uno dall'altro. Il Signore per questo ci mette vicini, il Signore per questo ci fa stare uno accanto all'altro, che così congetta, e nel caso ci si braccia, ecco, non lasciarti cadere le braccia, Giovanni, alzati il braccio, lo del Signore. Questo è l'invito che il Signore fa, questo è l'invito che il Signore ci fa, ad essere gli uni i custodi degli altri. Custodirci nel suo amore. Ecco perché rallegratevi nel Signore sempre, ve lo ripeto, rallegratevi, non è rallegrati tu semplicemente, rallegratevi, è anche un invito comunitario, rallegrati figlia di Sion, ma anche rallegratevi tutti insieme voi che attendete il Messia, voi che attendete il Salvatore, perché questa salvezza non è semplicemente personale, è anche individuale, personale, ma è anche comunitaria, riguarda tutto il popolo santo di Dio. Allora ringraziamo il Signore per quelle opere di grazia che Egli sta compiendo nella nostra vita. In questo momento vogliamo fare una pausa, vogliamo sospendere ogni pensiero, ogni preoccupazione, e talvolta forse ci hanno detto alcune cose che ci hanno un po' destabilizzato, ma sai, questa cosa non si può fare ormai, basta, rassegnati, oppure guarda questa cosa qua sicuramente non c'è possibilità, ormai basta, è finita, niente, non c'è più speranza. Proprio in quel momento, quando gli uomini hanno detto la loro parola, voi dite: sì, questa è la parola degli uomini, ma io ancora mi aspetto che Dio dica la sua parola. Perché in questo momento vogliamo fermarci, pensare a quelle cose che sono bloccate, arrestate, che non arrivano, che stanno arrivando e non si sa mai quando si realizzano queste cose qua. Signore, dacci la tua parola, fai risuonare nel sagrario della nostra coscienza, nel luogo dove risuona la tua voce, falla risuonare questa voce e dacci certezza che tu stai compiendo l'opera tua, stai arrivando. Io non so, Signore, come farai, ma so che lo farai. Io non so quello che tu hai preparato, ma so che hai preparato qualcosa e che io vedrò, che i miei occhi vedranno la tua salvezza, che io contemplerò questo. Con i miei occhi vedrò l'opera di Dio compiersi, l'opera del Signore in ciascuno di noi. Ci aiuti il Signore con la sua grazia. Ecco, in questo momento facciamo un esercizio. Sant'Ignazio di Loyola faceva fare questo esercizio, che era quello di chiudere gli occhi e di, ecco, vedere con gli occhi dello Spirito, di sentire con le orecchie dello Spirito, col cuore, di gustare sensibilmente anche con i nostri sensi l'intervento di Dio nella nostra vita, di vedere come Dio sta agendo, il compiersi dell'opera di Dio in noi, quasi un esercizio di anticipazione. Che significa? Che il cristiano con la sua fede, questo lo dice Papa Benedetto in una delle sue catechesi, ha detto che il cristiano con la sua fede anticipa il futuro nel presente e il paradiso lo attira sulla terra. Noi già sperimentiamo sulla terra un anticipo del paradiso, una caparra, un po' come quando c'è un compromesso e tu già spendesti i soldi prima di fare l'atto, ma sei nel contempo proprietà. Il Signore ci fa fare le cose, anzi anticipa i tempi, e anche questo è un'anticipazione di tante cose. Io ringrazio il Signore perché non troviamo noi le strade, il Signore è quello che trova le strade. Il Signore che ci indica, ci fa e ci mette le persone giuste nel tempo giusto, al momento giusto, né prima e né dopo, nel momento giusto. E questo, ognuno di noi si senta responsabile, ognuno di noi si senta partecipe dell'opera di Dio. E questo
Quello che il Signore chiede a me lo sta chiedendo a me e non a te. Ma quello che il Signore chiede a te non lo sta chiedendo a un altro o a un'altra. Lo sta chiedendo a te. E se lo fai, lo fai tu. Se non lo fai tu, non ci sarà un altro a cui il Signore chiederà. E il Signore che ti dice, io sto chiedendo a te di fare questo, non ad altri. Ecco perché nelle nostre comunità parrocchiali, nelle nostre famiglie, quello che dobbiamo fare noi, non possiamo aspettarcelo dagli altri, lo dobbiamo fare noi. Questo è il segreto, il vero segreto è questo. Perché noi tante volte ci aspettiamo che siano gli altri. Ah, ma devi fare il primo passo, lo deve fare lui, lo deve fare lei. No, fallo tu. Ecco, giocare in anticipo, nel senso bello, scegliere di anticipare i tempi, così che si affretta il compimento di Dio. Ecco, anticipiamo la grazia che il Signore ci vuole dare. Quindi facciamo questo esercizio di fare questo momento di grazia. Tu che aspetti la tua casa, chiudi gli occhi e pensa già di abitare la tua casa e di ringraziare il Signore per questo. Tu che aspetti, chiedi al Signore già, Signore, io voglio vedere già con i miei occhi quello che io contemplerò dopo. E sono certo, Signore, che tu mi darai molto di più di quanto io aspettavo. Mi pensavo questo, invece è arrivato molto di più. E ringraziamo il Signore per tutto quello che Egli ci dona, ci concede immeritatamente. Ce lo dà perché è piaciuto a Lui di donarcelo. Lode, lode, lode.